niente, nessuno, ma chi mai avrebbe potuto immaginare che quel piccolo Michele Foresta, nato a Nicosia in provincia di Enna, il 22 febbraio del 1961, alla gente piacciono ste cose, dovesse un giorno diventare il leggendario Mr. Forest, il simbolo della magia del nostro secolo. Vi dico soltanto questo, io questo signore l'ho conosciuto molti anni fa. E la prima volta che l'ho visto lavorare, ormai parliamo di molti anni fa, ripeto, mi sono chiesto: ma come mai questo mago non ha successo? Stasera lo capirete anche voi. Grazie. Signore e signori, Mr. Forest! Permesso, suona, per favore, suona, ragazzi di Carecino, lasciatemi in pace. Permesso, si è spento qua, un attimo, è che arrivo, un attimo solo. Una ragazza, non toccate, per favore. Ma dai, wow. Un attimo che finiscono. Wow, le ultime. Wow, thank you, mamma mia. Allora, scusa, devo subito fare un cazziatone alla regia perché si è rotto l'occhio di bue, ma io non voglio stare questo coso tutta la serata. No, me lo tolgo, mi spiace, vado contro le regole, mettetevele voi queste cose qua. Bene, attenzione, innanzitutto devo ringraziarvi perché avete deciso di sprecare una serata con me, grazie. E pensare che io mi ero scordato di venire qua stasera, pensate. Per venire puntuale ho dovuto smettere di fare l'amore, mamma mia. Ero lì veramente preso dall'oblio della passione, dopo 3 ore che martellavo lì. Beh, non so che gusto ci trovano le ragazze 3 ore, vabbè, comunque. Ero lì, all'improvviso sono venute fuori le doghe del letto e mi hanno detto: Forest, pietà. Mi hanno fatto una pena e sono venuto qua per voi. Bene, vabbè. Bene, mamma mia. Grazie. E devo ringraziare tutte le ragazze che stasera di là sono venute a farmi l'in bocca al lupo, grazie. Ragazze con le quali magari adesso incrocerò lo sguardo e faranno anche finta di non conoscermi, vabbè. Sapete cos'è l'in bocca al lupo? Allora, questo spettacolo si può rispondere, va bene? È come ok, il prezzo è giusto. Risparano prezzi qui, cazzate, giusto? Giusto per riempire questa cassetta di 4 ore, bene. In bocca al lupo è quella frase convenzionale, no? Che si dice agli artisti scaramantici per non dire auguri, perché si dice che si pensa, che si dice, che alcuni dicono, alcuni pensano, che dire auguri agli artisti porti sfiga. E allora per non dire auguri si dice queste frasi tipo in bocca al lupo e l'artista deve rispondere crepi il lupo. Mi frega a me del lupo. Vabbè, oppure c'è un'altra frase che dicono, tipo quella, dicono Forest, merda per lo spettacolo. Guarda, pensa per il tuo lavoro, che io sono già a posto, non so se hai visto chi mi ha presentato. Giancarlo Bozzo, figurati, vabbè, no, nel senso buono. Però c'è una frase che odio più di tutte, vabbè, a parte quella di quando ballavo, no, che ero ballerino, sono stato ballerino per anni, ballavo alla Pineapple Dance di Londra. Perché tu non dici mai palle, eh? Non dici mai... Vabbè, che si diceva, per esorcizzare la paura di farsi male, si diceva break your leg, rompiti una gamba, e così, si dice così. Però quella che odio più di tutti è quando ti dicono Forest, in culo alla balena. Ma perché, dico io, costringere una povera balena a prenderlo in quel posto, no? Perché deve andare bene a me lo spettacolo, dall'altra parte dell'Oceano Atlantico o Pacifico, non so adesso il naviglio cos'è, Atlantico o Pacifico. No? No, è come se ci fossero due balene che stanno sguazzando appunto nell'oceano e una dice all'altra, ah, guarda, mi è venuto un languorino, c'ho una fame. Quasi quasi vado a cacciare un po' di plankton, perché loro cacciano sto pesce, il plankton. E l'altro dice, no, io non ho fame, non vengo. Comunque, in culo a Forest. Ma che me frega a me la balena affamata del doccio. Scusate, dobbiamo iniziare. E stasera, visto che abbiamo una scenografia speciale, queste tavole del palcoscenico, anche se siamo in un noto cabaret, dobbiamo rispettare e fare più che un attomaio di attore. Beh, lo faccio. Sogno dell'uomo è sempre stato quello di soggiogare le forze della natura. L'acqua, però una rondella qua si poteva mettere, caspita.
una rondellina di 200 lire, cara. Abbiamo speso un sacco di soldi e vabbè, metto il dito, però metto il dito, e tu anche tu metti il dito, vabbè, vabbè, niente, qua c'è un casino, vabbè, comunque metto il dito. Bene, io questa sera, come un arbusto viene piegato da un fiume in piena, così piegherò ai miei voleri queste fiamme. Spegniti, spegniti, spegniti. Devo emanare più energia molecolare, scusate, 3,8, vabbè, metto 3,8. Spegniti, spegniti, spegniti. Thank you. Thank you, aiuto, aiuto. Bene, bene, bene. Già il primo è riuscito, visto, visto, visto. Adesso a questo punto lo spettacolo, di solito arriva la mia partner, prende il candelabro e lo porta via. Però purtroppo questa sera quella zoccola non si è presentata. Quindi sarò io stesso a fare i miei movimenti scenici e questo lo metto qua. Bene, devo dire che però venendo lungo il Viale Monza dall'altra parte, molte altre partner avrei incontrato. Però la mettono tutti sui soldi, non sto... Ecco, questo devo farlo dopo, scusate, è venuto... Facciamo finta di niente. Bene, bene, io direi di iniziare subito e prima di iniziare, voglio presentarvi il mio maestro, perché io non vado mai da nessuna parte se non ho con me il mio maestro, L'avete riconosciuto? Eccolo qua, il mio... Ma... Ecco, lo sapevo, lasciamolo. L'avete riconosciuto? Per forza sì, perché c'è il nome. Grazie. Prima, quando tiravo fuori solo la fotografia, dicevo, l'avete riconosciuto? E la gente diceva, ah sì, allora, le orecchie sono di Paolo Limiti, il naso è di Mengacci, il mento è di Giletti. Ma che, non è il gioco del mostro da indovinare i pezzi. Scusi Silvan, però invece lui è il mio maestro e questa sera mi guarderà e mi proteggerà, va bene? Vabbè, è il mio maestro e devo leccarlo, eccolo qua. Lei è la mia maestra? No, e allora stia bella asciutta per i fatti suoi che... Beh, io direi di iniziare subito e se il nostro Fabulous Fab ha masterizzato quel brano che aveva promesso, io andrei col... Questo è il brano... Questo è da matrimonio, non è da magico show. Va bene, va bene, lo faccio. Questo è un passo che mi ha insegnato Raffaella Carrà. È un passo carrabile, avete visto? Ma quante ne so? Non lo so. Bene, 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 bene. Iniziamo, sti cacchi di fiori. Bene, iniziamo con un esperimento di smaterializzazione della materia. Abbiamo qui un palloncino, brava, brava, brava. Lo copriamo con questo foulard, ignifugato apposta per l'occasione. Adesso bastano le parole magiche Keki Yuri, Yuri Keki. Si dice così, e magicamente 1, 2, X. E voilà! E niente, neanche di qua. E adesso a gratis vi faccio apparire una bella colomba. Un attimo, eccola qua. Ecco qua la colomba, eccola qua. Era un assorbente con le ali. Mi sono morte le colombe, vabbè. Wow! Bene, e siamo pronti? Un attimo, Wow, 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 wow. Devo finirle. E siamo pronti per il gioco dei cerchi. L'avete già visto? No? Allora dovete stare fermi. Io dico dei cerchi e voi dovete dire... Oh! Un attimo che lo dico. Prima... Ah, le ho fatte apparire. Bene, signori, il gioco dei cerchi. Vabbè, non è che poi tutto sto... No, più normale. Vabbè, signori, il gioco dei cerchi. Bene, e passiamo al prossimo esperimento. Che, ma, non è vero, signora. Va bene pirla, però fino a un certo punto. Non mica una parolaccia. Bene, attention.
sta sorridendo, ogni tanto sorrido. Bene, attenzione. Attenzione che l'altra sera mi è partito. Un bambino di 8 anni, poverino. 8 anni, 8 punti. Però la magia, 8 anni, 8 punti precisi. Il chirurgo voleva mettere uno in più, non ci stava. Con la sinistra vuoi provare tu? E allora, bene, tension, l'incastrazione, tension, magic, e wow! Un attimo, tension, e wow! Un attimo, tension, e wow! Un attimo, e wow! E voilà! Wow! Thank you! Wow! Adesso la disincastrazione, disincastrazione, tension, magic, e wow! No, questi applausi tipo presa per il culo, no! Non vanno bene, perché questo qua lo sapevo veramente, un attimo. Ma perché i musicisti non guardano la musica? C'è bisogno del soffio magico. Checchi Yuri. Yuri Checchi. E voilà. Thank you. Si può controllare la venuta penetrazione della materia? Prego signore, vuole controllare? Thank you. All'improvviso sta premura, non so. Sembra che stava dormendo lì. Vabbè, almeno mi consolo che sveglio. Vabbè, comunque. Bene, tension, la disincastrazione, magic, e wow! E la coreografia. Un attimo, tension, e wow! Un attimo, tension, e wow! Come cacchio è qua che... No. Vabbè, queste luci non sono per i cerchi. Vabbè, quando non riesce ci metto un attimo, Un attimo e adesso... Un attimo solo, tension, e wa. No, scusate, può capitare che non riesci il primo, poi... Un attimo solo, anche gli altri non... Come caspita è qua che... Niente, si vede, scusate, che non è la serata per questo tipo di... No, un attimo, attention, e wow, fanculo, va, caspita, quando... No, non riesce. Che caldo. Il mio maestro, Silvan. Facciamo senza maestro, scusate, chiedo scusa, mi deve essere venuto un abbassamento di potassio, un attimo solo, scusate. No, me la mangio dopo. Ma quante ne sono? Vabbè. Questo è bellissimo. Un classico, Il giuoco della corda tagliata. Tension, magic, e voilà. One chord, two chord, da chord. È inglese, se non lo sapete, compratevi il vocabolario. E voilà! La corda è di nuovo intera! Thank you. Si può controllare, prego, si può controllare? No? Beh, mi fa piacere che la gente inizi a avere fiducia nei maghi. Cos'è qua? No, è l'inserto che... Metto qua... Questo è bello, se riesce è bellissimo. Che musica, eh?
Lo spettacolo fa un po' cagare, ma la musica è fatta apposta. Chi non guarda, ascolta. Che sarà? Sei tu che mi porti. Tension, magic, e voilà. Dritto, preciso. Vabbè, un po' scortino. Bene, tension, magic, e voilà. Esce attenzione, basta il soffio magico mio, il mio soffio magico. Di solito questo non mi riesce mai, speriamo che sia stasera una serata fortunata. Kaki Yuri, Yuri Kaki, e voilà. Thank you. Mamma mia, è riuscito. Tiè, ecco. No, perché lo diceva, non ti riesce. Bene, si può sfumare la musica gentilmente, grazie. Sfumare, no, dare i calci nello stereo che non ho anche pagato. Mamma mia, che caldo, Che caldo, mi sento come Pamela Anderson nella spiaggia di Baywatch, tutta così. Bene, signori, devo dire che mi fa veramente piacere. Ah! Che serata, eh? Bene, mi fa piacere vedere questo pubblico così circonvallazionale, eh? Gente che guarda così frontalmente, gente che guarda profilatticamente. Mi fa sentire veramente avvolto in questo turbinio di sguardi dove ognuno cerca di scrutare il trucco del mago, eh? Chi da una parte, chi dall'altra, mi tenete tutto sott'occhio. Però molti dicono, ah, sicuramente i trucchi riescono perché noi siamo distanti e non riusciamo a capire come fa quest'uomo di 1,80 m a librarsi nell'aria. Fatti tu, ma che mi vengono a misurare, ma che vuoi, per togliere ogni dubbio sulla pranoveridicità dei miei esperimenti. Adesso chiamerò una persona del pubblico che verrà qui a fianco a me a essere testimone con i propri occhi, con le proprie orecchie, col proprio naso, a essere testimone o Torino la ringoiatra, se c'è così, di quello che avverrà qui sul palcoscenico. Quindi abbiamo bisogno di un volontario. Ecco qua, tutti quanti vorrebbero essere in Savoia in questo momento, fuori dall'Italia. E vabbè, avevo previsto questa situazione così parassitivistica, comunicazionale. Quindi, signorino, ho brevettato un sistema, un po' razzistico, devo dire, per scegliere la persona del pubblico. Bene, sistema razzistico è questo, eccolo qua. Ha capito? Razzistico della... Non del razzismo, ma del razzo, razzistico. Perché il cabaret è così. Mamma mia. Il cabaret deve fare ridere, ma deve fare anche pensare anche tu, hai fatto tu. Bene, adesso lancio questo, chi lo prende il volontario? Bene, attenzione agli occhi, perché l'altra sera il bambino di 8 anni, ma anche il padre è cretino, cioè c'hai un figlio che gioca solo ai pirati, salva almeno la. Vabbè, comunque, lascia, non voglio insegnare l'educazione ai genitori dei figli, dei padri, che è difficile. Bene. Va bene, attenzione, se ci fosse un rullo di tamburi, sono circondato proprio, qua, tutti qua. Ma se lui c'ha problemi in casa, non deve venire a risolverli qua, ecco, questo voglio dire. Poi si va, ci sono posti specializzati, bene, che li paga anche il comune. Vabbè, comunque, senza rullo, grazie, Fabulous Fab. Bene, attenzione, 1, 2, X. E voilà, signorina, ma che culo, che fortuna. Un applauso alla signorina che... Prego, si deve... Nei tempi morti devo riempire così. È arrivata, bene, buonasera signorina, grazie molto. Se vuole può tenerlo, No, è mio. Bene, signorina, complimenti a lei, anche al razzo, perché anch'io fossi stato un razzo mi sarei buttata. Wow. Che cicca stava masticando? Fare cambio? Ma no. Signorina, lei si chiama? Ilenia. No, dica al microfono. Ilenia. Dice così per vantarsi o il suo vero nome? È il suo nome. Bene, parli al microfono, sì. Perché anche se non c'è il filo, mi hanno detto, mi hanno assicurato che si sente. Può provare a dire 1, 2, 3? 1, 2, 3. Perché non si fidava che... Allora, lei di dov'è, signorina? Parma. Di Parma, mamma mia. Vuole fare una danza popolare tipica di Parma? Per invogliare gli amici così di Milano a venire a trovare i parmensi? Bene, va bene così, va bene così, vabbè, però l'ho vista in forma. E per essere di Parma, non so se è un complimento oppure. No. Bene. Bene, signore, c'è un mazzo di carte? No. Non c'ha delle carte? Qualcuno c'ha un mazzo di carte?
Nessuno? Se non le faccio arrivare io ogni volta non ci sono le carte, scusate un attimo, che devo... Le carte, per favore, Tano! Bene. Dovrebbe essere arrivato, ecco qua, e le carte, bene. Purtroppo, siccome abbiamo assunto un aiuto cuoco ad aiutarmi, gli è rimasta così la distorsione professionale e fa queste guarnizioni. Questo qua però lo rimetto là, ecco qua. E chiudiamo, bene, le dita qualche sera. Bene, signora, lei conosce le carte? Sì. Sì, bene, se no gliele presentavo. Bene, perché gli artisti usano le carte, oltre che a soffiarsi così quando c'è caldo? Perché ogni artista parla al proprio pubblico attraverso un qualche cosa, no? Che so, il pittore parla al proprio pubblico attraverso? I quadri, brava. Il poeta parla attraverso? La poesia. Aveva già visto lo spettacolo? No, Brava. Bene. Allora, il poeta attraverso le poesie, il pittore attraverso i quadri, il mago parla attraverso le carte. Bene, cari amici, mi fa veramente piacere essere qui questa sera. L'ha capita? Non l'ha capita? Cioè, attraverso... Ah, l'ha capita? Mi prende per il culo, allora. Bene, passiamo al gioco che è meglio, signorina. Bene, attenzione, abbiamo qui queste carte. Lei gentilmente dovrebbe sceglierne una, quella che vuole. No, facciamo così. Io mi giro e lei prende una carta, quella che vuole. Bene. La scelta? Sì. Bene, adesso tutti quanti dovete girarvi dall'altra parte. No, com'era questo? No. A lei si deve... Io? Ma con tutta la gente che c'è, proprio io mi devo... Vabbè, io mi giro, però voi non ve ne dovete andare, va bene? L'altra sera mi sono girato un attimo e non c'era più un cacchio di nessuno. Non è bello, va bene. Allora io mi giro e le porterà il pubblico a conoscenza del valore nominale della carta. Intanto io cado in una concentrazione profonda 8 metri, 8 metri e mezzo circa, non vi preoccupate, bene. Attenzione, faccia vedere la carta, signorina Ilenia. Kekki Yuri, Yuri Kekki, bene, l'avete vista? Si può rimettere? Ah, bene, l'avete visto. Bene, allora io mi giro, non voglio vederla. Attenzione, prendiamo la carta, mi dia la carta, e la rimettiamo in mezzo alle carte che lei stessa precedentemente aveva mischiato di sua spontanea volontà. Bene. Ma che vuoi? Ma che cosa vuoi? Scusi, maleducati. Mettiamo qua. Ma io vengo nel tuo ufficio a dire dove devi cliccare, dove devi fare le stronzate che fate lì, vabbè. Scusate, bene, io mischio le carte, mischio, così, attenzione, mischio. Adesso attenzione, Ileniuccia, io taglio le carte in un punto qualsiasi, qui così, e se la carta che è in cima al mazzo, perché io potevo tagliare col mio fluido magico una carta in più, una carta in meno, se la carta è la stessa che tu hai pensato, cari amici, vuol dire che sono un mago coi controcazzi. Scusa Elenia, scusa, sono abituata agli spettacoli dei bambini. Se no non stanno zitti, bene. Bene, di che carta aveva preso? Il re di quadri. Signori, il re di quadri, eccolo qua. Bene. No, capisco perché lei ha voluto prendermi in giro, perché sicuramente ha detto, così è facile, lui avrà fatto un'orecchietta alla carta. E poi per il mago è facile andare a... No. Un attimo, che mi dà un fastidio. Che per lui è facile poi andare a riprendere la carta. Vabbè, accetto questa ulteriore sfida e questa sera faremo così. Lei sceglierà la carta di sua spontanea volontà, la prenda, e poi sarà lei stessa a inserirla in mezzo alle altre. Io non voglio più toccarla, va bene? E per rendere il gioco molto più difficile toglieremo qualche carta. Bene, mi voglio rovinare. E va bene, tolgo un'altra, mi voglio rovinare veramente. Bene, adesso come da punto 8 a punto 10. Io mi giro. Lei faccia vedere la carta al pubblico. La state vedendo? L'avete vista? Bene, adesso non me la faccia più toccare, perché deve essere lei stessa a inserire la carta. La vuole mettere qui, bene. Ma che vuoi? Ma se lo so fare solo così, che vuoi? Bene, ok. Attenzione, perché adesso io mi autocoagulo. Kekki Yuri. Yuri Kekki. 1, 2. X, visto? È rimasta una sola carta. Che carta hai scelto, Ileniuccia? Il 10 di cuori. 10 di cuori, it's incredible, it's this human, the 10 of the heart. Thank you.
Thank you. Lei è stata molto gentile. Grazie. Come avete visto, la magia esiste. Lei vince un premio. Visto, vince un premio messo in palio dai gestori di questo bellissimo locale. Perché mi hanno detto: se rompi le palle a qualcuno, però almeno premiamolo con qualcosa. E noi vogliamo darle questo gratta e vinci di 2000 lire, che però potrebbe diventare un 2 miliardi. Pensate, però, siccome prima non sapevo che fare, oggi ha dato una grattatina. Può darsi che a Parma vale. Chi lo sa? Un grosso applauso per Ilenia. Grazie. Che ha anche messo in ordine tutto quanto, bene. Mamma mia, le donne. Io sono l'inventore, forse molti lo sanno, lo dico così non per vantarmi ma per dovere di cronaca, sono l'inventore del Camaleontic 4-4 Changing Shampoo Color. L'ho inventato io, modestamente. Sapete cos'è? No, il Camaleontic 4-4 Changing Shampoo Color è uno shampoo con dentro i microchips intelligenti che risolve un problema prettamente maschile, che è quello della forfora, no? Perché finché è inverno uno può dire: no, niente, non è forfora, sto facendo il presepio di mio figlio, lo faccio così, ambulante. D'estate diventa un problema più grosso. Allora, per risolvere questo problema, con questo Camaleontic 4-4 Changing Shampoo Color, è uno shampoo che ti fa venire sì la forfora, però del colore della giacca che stai portando. E quindi lo rende invisibile e quindi il problema è risolto. Bene, vi è piaciuto, quindi no, c'ho qualcos'altro qua, ho portato nella valigetta rossa del mago, qualcos'altro che potrà rendervi più chiare le idee. Per esempio, ho inventato anche questo è bellissimo, che risolve un altro problema. Signora, per esempio, qual è uno dei più grossi problemi degli uomini alle soglie del terzo millennio? Stiamo pensando la stessa cosa? Che l'uomo russa, vero? Che l'uomo russa. E la donna è stufa d'avere a fianco di notte questo quarto di bue che rantola, che tiene svegli i bambini, la portiera ti guarda storta anche tra di... Vedo che c'è... Ho colpito nel segno, vero signorina? Ha guardato il quarto di bue e ha detto... Vabbè. Finalmente ho risolto il problema. Guarda, sono andata alla radice e ho inventato questo, che si chiama No More, No Russ, Lonely Night. E funziona così. Si applica questo strettoscopio qui al strettoscopio, perché qui stringe, strettoscopio. Bene. Si applica all'apparato volgarmente detto uditivo, così. Poi si applica questa mascherina all'apparato nasale, che è quello colpevole di farci russare, no? E si applica così, visto? Ecco qua. Come sta? Mi sta bene? Che succede? Che le nostre orecchie e il nostro naso è collegato, quindi noi sentiamo il nostro respiro. Se russiamo, ci autosentiamo, ci autosvegliamo e non rompiamo le palle a chi dorme vicino a noi. Ecco qua, bene. No more, no russ, lonely night, bene, no. Bene, va bene. Beh, stavo dicendo, vi faccio vedere questo, che è bellissimo. Perché qui vedo a Zelig vengono sempre belle ragazze, stasera in particolare, perché c'ero io, come dargli torto, bene. Però quante donne non hanno detto: da lunedì mi metto a dieta? Tutte lo dicono, poi non mantengono la promessa, neanche io l'ho mantenuta. Però ci ho pensato io a voi, ho inventato questa posata che si chiama Dimagrish Psychologically. Perché? Perché, guardate che bello, è una forchetta normale, ecco, la faccio vedere, con sopra montata questa lente di ingrandimento, visto? Che succede? Quando voi infilzate un tortellino, quanto è grande il tortellino? Così. Da qui vedi un tortellone, quindi te ne mangi uno, ti senti già sazia e quindi dimagrisci psychologically. Mamma mia. Bene, per adesso... Questo basta con le invenzioni, basta con le invenzioni. Ma che c'è qua? Sono Monica e Bill. Vabbè, ragazzi, non si può stare qua. Kechi Yuri Kechi. Va come guida anche bene, guarda, c'è la guida un po' sbilenca, ma guida bene, andate via. Bene signori, prossimo esperimento. Mi sembra che questo, vero? Era questo, vero? Questo è il prossimo esperimento. Bene. Oh! Spegniti! Ah, questo è quello di prima! E mi metti la musica uguale, mi metti! Ma cambia musica, no? Abbiamo 1000 cassette, CD, cambia, cari! Mi è venuto il...
scusate questo sfogo emozionale. Bene. Oh, cucchiaio. Bellissimo. Io adesso ti soggiogo e ti ordino di piegarti. Ti ordino di piegarti. Piegati! Per piacere, potresti piegarti? Vabbè, allora, se c'è qualche altro mago in sala e ne vedo qualcuno, no, non deve piegare pure lui, sennò io piego di qua, lui piega di là e rimane sempre dritto. E vabbè, allora, no, non lo faccio e faccio prima. Non lo faccio e faccio prima. Bene, un attimo, wow, ne ho altre in macchina, bene. Al posto di questo faccio un posto che addirittura, pensate, siete fortunati, non era in programma, fatti i fatti tuoi, chi è che viene a controllare se... Ah, servono questi... Questo salta, bene, bene. Signori, un esperimento di ipnosi, ma non ipnosi come faceva il mio collega, vi ricordate? Giucas Casella, ve lo ricordate? Ve lo ricordate, sì. Lui ipotizzava persone, ipotizzava animali, ma che ci dice a noi? Ipnotizzava, scusi. Vorrei vedere a voi a lavorare senza sospensorio. Vabbè, quello, sono riminescenze di quando ballavo, bene. Stavo dicendo, lui ipnotizzava queste persone, ma che ci dice a noi che le persone ipnotizzate non erano concusse? Il concusso fa quello che dice il convesso, e quindi il concavo non è valido. Questa la sa dire solo Di Pietro, io non la voglio più dire. Bene. Io questa sera non voglio lasciare nessun dubbio e farò un esperimento di ipnosi, ma di ipnosi vegetale. Io questa sera, attraverso un processo chiamato imprinting, farò pensare a questa banana di non essere più una banana, ma di essere un delfino. Delfino, Flipper, il pesce. E lei si comporterà in quanto delfino. Vado alla molecolarizzazione. Tu non sei più una banana. Non c'è niente da ridere. Tu sei un delfino. Ahmele, halemele, halemele, banana. Ahmelech è delfino, perché può essere di importazione ed è giusto che anche la banana sappia quello di cui stiamo andando a parlare. Bene, la banana è soggiogata al punto giusto, 3,8, che fa bene anche la pH della pelle. Bene, attenzione, la posiziono dentro questo recipiente A e adesso lei, con un guizzo delfinistico, dal recipiente A arriverà dentro al recipiente C. Perché B si è rotto l'altra sera e questo è, non solo non è sincero, eppure... Ma va che... No, vabbè, capisco queste risatine perché molti stanno dicendo: ah, sicuramente anche lui è già d'accordo con la banana, a chi la viene a raccontare? Vabbè, accetto questa ulteriore sfida e faremo così. Questa sera per voi, perché io sono qua per esterefare gli scettici e per scetticizzare gli esterefatti, bravo, bendiamo la banana. Ecco qua, bene, la bendiamo. Non fate entrare nessuno perché sennò sembra una puntata di Porta a Porta. Bene, allora attenzione, mettiamo la benda alla banana. Eccola qua, scusate questa posizione un po' falloica. Attenzione, facciamo una prova. Quanti sono questi? 3. Vabbè, è culo, perché come fa a vedere? Già una banana, poi ipnotizzata, è impossibile. Bene, io sono pronto, bene. La banana è pronta, creiamo l'atmosfera giusta. Se ci fosse una luce un po' più ecto. Un ecto di luce, se ne viene di più lasciala. Vabbè. Beh, se si possono abbassare le luci, si possono abbassare le luci? No. Siamo circondati. Abbassare le luci non significa abbassare il lampadario, ma abbassare l'intensità del valore nominale delle luci che... Ecco, bravo. Bene, se ci fosse anche una musica bananistica non starebbe male, figurati. Ce l'aveva, meno male. Questa è la musica di Greenpeace, ve la ricordate? La morta nel Domopak. Banan! Shh. Banan! You are a delphin. Go! Per favore, signorina,
Vorrei vedere a lei bendata, Non per i soliti motivi, ma per fare il delfino. E poi ridiamo io e la banana. Oh, ma va che la gente, no, è la gente che provoca. Va che se cade, si può sbucciare e poi... Ma guarda, adesso troppe. Ma va, voi scherzate, ma ne so così tante che a volte mi devo chiudere in uno sgabuzzino per dimenticarne qualcuna, perché non mi stanno più nella gabbia toracica del cervello. Per favore, è pericoloso svegliare una persona sonnambula. Go! 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 Now! Thank you! One more time! Come diceva Aretha Franklin, ancora una volta! Where is my book? Dov'è il libro? My brother is a travestite. Mio fratello è un travestito. Vabbè, siamo in Europa ormai, stiamo a... Tutti abbiamo per male un fratello travestito. Vabbè, tu no, che c'entra? Vabbè, attenzione, l'ultima volta, banan. Go, 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 go! Now! Thank you! Thank you, thank you, thank you. Lo so. Come esperimento non è un granché, però da una banana che cacchio vogliamo? Scusate, tutta la sera che sbando perché sto tornando da una tournée sulle navi, anche se non è vero, mi viene da... Che poi lavorare sulle navi è bellissimo, perché se la gente vomita non può dire, ah, è colpa dello spettacolo. Questo non l'ho capita, non so perché devo dirlo ogni volta. Vabbè, scusate, sto... deve essere... Cos'è qua? Niente, è che mi fanno gli scherzi. Ma che scherzi sono questi qua? Vabbè, mamma mia, bene. Bene, signori, the show must Hong Kong. Prima vi ho visto particolarmente... interessati a questi prodotti, quindi vi vorrei far vedere questo. Ma che bello questo qua. Questo qua è bellissimo, questo è bellissimo, guardate che sfrutta un principio semplicissimo, però quando c'è l'intelligenza c'è tutto. Guardate che bello, questa qua è una lente di ingrandimento, si vede che ingrandisce? Si vede che ingrandisce? Si vede di qua? Si vede che ingrandisce? Si vede? Vedete che ingrandisce? Vedete che ingrandisce? Bene, però sfruttando bene questo principio, guardate cosa succede, che indossando queste lenti di ingrandimento come un normale reggiseno, e c'ha anche le spalline, eccolo qua, avete capito, vi fa passare dalla prima alla quarta, alla quinta, alla sesta, senza bisogno di fastidiosi interventi chirurgici. Però vedi i maschietti che guardano con una certa invidia, e allora per voi guardate cosa c'ho, il tanga per uomo, per fare bella figura voi e farla fare ai vostri figli, a capo nudisti. Eccolo qua, modello estate, primavera, autunno, visto, può diventare anche... Beh, vabbè, basta con queste cose perché ho visto, stavo dicendo, sui vostri volti disegnarsi, in quello delle donne vedo questo interesse anche di ordine sessuale, no? Mi sembra anche giusto, no? Però guardate che non è facile lavorare e sentirsi spogliato con gli occhi, mentre invece gli uomini mi guardano con quell'occhio di invidietta, no? Molti dicono, ma perché io devo continuare ad essere l'amministratore delegato di un'azienda quando potrei essere un mago come lui, no? E usare come lui la magia come arma di seduzione. Wow. Beh, c'è un momento in cui uno capisce che deve fare un certo lavoro piuttosto che un altro, però siete ancora a tempo a cambiare. Per esempio, io ho iniziato quando... Un attimo, quando... Ah, questo è bello. Ho iniziato molto... Wow. Mi sono anche meccanizzato, sono stufo col polso, wow. Anni fa, mi ricordo ero bambino, avevo circa 33 anni, i miei genitori mi hanno regalato un libro da colorare, Era un libro tristissimo, era triste perché era un libro in bianco e nero. Però siccome io non avevo i pennarelli, perché vengo da una famiglia molto povera, anche il nostro maggiordomo era poverissimo, pensate noi, allora prendevo i pennarelli della mia fantasia, dicevo le parole magiche, Keki Yuri, Yuri Keki, e magicamente il libro si colorava. Allora dicevo, ma allora c'ho i poteri, perché
sono anche figlio di contadini, allora ho i poteri. Questa la togliamo, sta battuta, i poteri, dai. Allora mi chiudevo nel bagno perché i miei non volevano che io facessi magia. Allora il libro era colorato e magicamente dicevo Keki Yuri, Yuri Keki, e il libro si colorava, si colorava, si colorava, si colorava. Mamma mia, no. Non dite a nessuno che faccio questi giochi, perché già c'è uno zio cardinale che si incavola. Poi un attimo, devo fare questo qua. Wow! Bene. Dovevo farlo alla fine, però l'ho fatto adesso così me lo sono tolto dalle palle. Anche se è più bello alla fine. Vabbè, pazienza, però pazienza. Bene, bene signori, the show must... Ah! Non dico cazzate, poi succedono queste cose. The show must King Kong. Bene. C'è un problema che attanaglia le ragazze in questo terzo millennio ed è quello che perdono gli orecchini. Io lo so perché sotto il sedile della mia macchina è pieno zeppo di orecchini. Ogni tanto devo organizzare le feste per restituire alle ragazze giuste. Bene, facciamo questa statistica e vediamo se è vera. Signorina, lei ha mai perso un orecchino? Sì. Bene, chiediamo anche da questa parte. Signorina, lei ha mai perso un orecchino? Sì. Visto, il 2% delle intervistate perdono gli orecchini. E mica possiamo chiedere a tutti, basta il 2%. Bene, che succede? Allora, le ragazze hanno gli orecchini, faccio io la ragazza perché la zoccola purtroppo non è venuta, devo fare anche da modella al posto suo. Vabbè, sto anche bene. Vabbè, comunque questo è un altro discorso. Portami tuo fratello, poi te lo dico io. Vabbè, qua dicono delle cose. Scusate, allora che succede? La ragazza come perde gli orecchini? Spesso li perde, per esempio, in discoteca. Va in discoteca a ballare questi balli moderni, tipo I'm a sally, fally, milly, or you sally, home, mill, hay, or the pins and kills, you water, cool, you mutigre, tiene, o bella, tiene, o pure canso, o mutigre, dele, e no pila, e tu gutte, la flaca, la flaca, la flaca. Vabbè, non so le parole, però. La ragazza balla, suda un po' così come una porca, suda anche il lobo loborifero dell'orecchio, scivola la clip, torna a casa, vede che non c'ha l'orecchino, si guarda allo specchio e dice minchia, ho perso l'orecchino. Chi glielo dice a Tano? Tano, facciamo finta che il ragazzo, vabbè, sto parlando dei ragazzi della mia zona. Bene, per risolvere questo problema ci ho pensato io, cari amici, e sono andato alla radice, è inutile che ridete lì, perché quando lo vedrete vi piacerà molto. Signori, ecco qua il no more, no perd, bust, stop the hurricane in the night. È un oggetto high tech, si auto-applic, eccolo qua. È un modello estate, autunno, inverno, mezza stagione, stagione avanzata. Modello capodanno. Allora la ragazza balla, 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 perde l'orecchino, torna a casa, minchia l'orecchino. Ma no, oggi c'ho il no morno, perdo, basta, stop, the orecchino. In the night, va a guardare dentro, trova l'orecchino e il sorriso torna a splendere negli occhi della vostra ragazza. Basta! Basta queste cose intelligenti! Basta queste cose intelligenti, perché vedo che a molti fa già male la testa, bene, quindi passiamo ad altro. Però mi è tornato in mente, mentre mi giravo di là e ho visto Ilenia. Ilenia, sveglia! No, non è che perché hai partecipato al primo gioco adesso te ne fotti. Devo dire. Bene, molti hanno pensato, perché io leggo anche nel pensiero, dico, ma sicuramente la ragazza che è salita all'inizio, Ilenia di Parma, sarà stata sicuramente magari, che ne so, la sua compagna, no? La sua amante, magari chissà dove vanno dopo, sono d'accordo perché lui ogni sera tira il razzo lì, vero? Invece no, non stiamo insieme, vero? Faccio giuri in giuretta, però... Per dare più valore alla veridicità dei miei esperimenti, adesso chiamerò altre due persone, però in una maniera molto aleatoria. Nessuno deve avere dei sospetti. Guarda, si è piegato il cucchiaio di... Si vede che qualche onda mi è sbattuta involontariamente. Ma va che la magia non ha limiti, Non è limitrofa. Bene, dicevo, lancerò un oggettino, chi prende questo oggettino è il volontario per l'esperimento. L'oggettino che lancio è questo. È un chilo, così possono partecipare a quelli, anche quelli in fondo, se restano vivi una volta che... Anzi, per rendere il gioco molto più veridico, bene, attacchiamo anche questa, ecco qua. Così a chi arriva si attacca, e non può dire, no, guardi che l'ha preso lei, guardi che l'ha preso lui, guardi che... Va bene, la lancio così a sciacarolo, così tutti avete più pari opportunità, va bene? Beh, ma è uno scherzo, da figuriamoci se tiro la cosa.
Ma come che schifo? La bocca è la mia, il peso è il mio, la valigia è la mia, il tavolo è mio. Ma che volete? Un attimo, devo fare... Ne avevo due, uno di riserva, però... Ma... Bene, lancerò invece questo. Che casino, costano 8.800, ma fanno un casino. Ecco qua, bene. Usiamo questo, cari amici. Questo pseudo paraprano selezionatore psicolitorale che senza distinzione di sesso, di razza, di religione o di certo sociale individuerà la persona più consona per questo esperimento. Qua dentro ci sono tutti dei microchips, nonostante appaia una cosa dal sapore così diciamo antico, c'è il microchips e quindi c'è la persona. Se ci fosse una musica diciamo così thriller per questo momento, ma Fausto Papetti è suo padre, va bene. Niente, c'ha problemi in casa, Ma se non gli togliete i gin tonic da sotto la console, i problemi gli rimarranno sempre. Vabbè, io lancio questo. 1, 2 e... X. Oh, bam. Disponda, ma è... Signorina, si è tolta, stava ammazzando 8 persone. Disponda, ma è arrivata alle spalle di quel giovanotto che vedo in ultima fila. Bene, che arriverà con l'elica... velocemente qui da noi. Allora, 3 ore e... Mamma mia, devo riempire i vuoti. Veloce, se no la devo fare tutta. Dai, aspetta, dove vai? Dove vai? Dove vai? Devi c'è la transenna, capisco le donne, ma gli uomini... Che vuoi? Vabbè, passa, ma un applauso a questo giovanotto che si accomodi qui. Bene, l'elica è l'originale, mi fa piacere perché tanti vengono da casa con l'elica, dicono, ah, ce l'ho in culo io sto mago. Invece questo originale c'è il segnato. Bene, lei c'ha un microfono? No, ha visto prima Ilenia che si è presa il microfono da sola? E tu sei peggio di Ilenia? No, e allora... No, prende anche l'asta. Non si sa mai. Bene, ecco qua, bene. Buonasera, lei si chiama? Luca. Luca, un bellissimo nome. Ho avuto un alano che si chiamava Luca, ma... Complimenti. Ma come mi ascolta? No, veramente, ma un alano bello, di razza, mica di quelli... Mica un alano così, bene, così. Sì, parli vicino al microfono, bene. Lei di cosa si occupa nella vita? Può dire anche cazzate, se vuole, perché c'è la legge sulla privacy. Io non rispondo, o dici cazzate. Non faccio nulla. Nulla. Un bel applauso. Complimenti, guardi. Bene, mi fa piacere che è venuto lei perché così anche il nostro pubblico si sente rappresentato. Questo cos'è? Gel? Bravo. Aiutati che il gel t'aiuta. Era una famosissima frase. Basta, bene. Cos'è questo? Questa cosa si usava 80 anni fa, questa di legare. Comunque, Luchino, tu c'hai un compito, posso dare del tu? Certo. Però tu dammi del lei, che fa più male. È ovvio. Dovrai scegliere, da dove arrivi? Dalla Sardegna, pensate, per vedere questo spettacolo è arrivato dalla Sardegna. Mamma mia. Grazie. Mi puoi dire una parolaccia in sardo, per favore, ti prego? Mi piace. Meglio di no. Dimmi su cunno sori tua, dai. Mi piace. Dimmelo. Dimmelo! Ti prego. Dimmelo. Non fa. No, devi dirmelo. Seconda mamma tua. Ma come cazzo ti permetti di... No, è uno scherzo. Bene, le parolacce sarde sono... Se scalone, se pane carrasao, vino canonao, magnao, papà, cuddao. Tutti sanno il sardo. Guarda. Bene, lei c'è un compito molto importante questa sera, se la sente? Bene, lei è qui con la fidanzata? No. L'immaginavo. L'immaginavo, così che c'è la fidanzata. Bene, dovrei scegliere tra questo meraviglioso pubblico una persona di sesso opposto al tuo, Quindi vivi liberamente la tua sessualità, non siamo qui a contare gli ormoni alle persone perché sarebbe un casino qua dietro. Devo scegliere una bella ragazza, immagino, che psicodeglutirà progesteronicamente insieme a lei per questo esperimento di trasmificazione molecolare del pensiero umano. Bene.
Entro stasera, perché noi la cassetta dura un'ora e mezza, quindi non possiamo andare oltre. Non il lancio, bene, lui vorrebbe fare il lancio, vuoi sederti sul coso e ti... No, c'ho un sistema un po' più raffinato che questo, guardi. C'ho questo indicizzatore, guarda che bello. È un indicizzatore, guarda che bello. Funziona così, guarda, è sperimentale, è empirico. Dovevi schiacciare qua, tenere schiacciato. Press here significa pressa qui. Bene, tieni schiacciato. Tieni schiacciato, beh, visto? Care amiche, visto? Anche per un solo attimo vi sentirete indicizzate da questo indice. E dite la verità, vi sentite anche un po' più donne. Eh? Adesso, quando la pila finirà, il dito si fermerà e la ragazza indicata verrà qui a fare da testimone oculare per questo esperimento. Oppure dici tu un tuo stop interiore quando vuoi, va bene? Stop, bene, era fermo così, bene, è andato di qua, guardi. Guardi, sembra incredibile, disumano, hai cuccato la signorina. Come no? Lo sto dicendo lui, è sardo. Che fai? Ce l'hai coi sardi? Un applauso alla signorina che può andare. Ma sei qua, che metti la cassetta? Bene, ecco, venga. Ecco qua, grazie per la musica, non facciamo ammucchiate perché sennò sembra veramente porta a porta. Bene, lei deve stare qua nel punto E, io nel punto F, lei nel punto G, lì, bene. Ma guarda, so solo questa, ma la dico molte volte. Bene, buonasera signorina, buonasera, bene, può avvicinarsi al microfono? Che ridi, ma mettiti qua, scusa, se ti metto le mani addosso, ma mi hai detto prima quella parolaccia. Bene signorina, lei si chiama? Stefania, un nome da donna, ci fa molto piacere. Bene, lei è sposata? No? Un attimo solo, scusate. Neanche io sono sposato. Perché sposarsi oggi come oggi? Metti che ti viene un figlio così. Per dire. Bene, per favore, non applaudite che mi fa male la testa. Bene, che stavamo dicendo, signorina? Ah, lei cosa ci canta? No. Ah no, scusi, siccome dovevo presentare il festival, poi ho mandato Papi. Lei è fidanzata? No. Denim, per l'uomo che non deve chiedere mai. Che vuoi, fatti i fatti tuoi, fammi lavorare. Bene, signorina, l'esperimento. Bene, l'esperimento è questo. Adesso io consegno una busta. Dove l'ho messo la busta? Ah, l'avevo messa qui, scusi, Vado a prendere la busta. Io vado a prendere lei, guardi il pubblico. Sì. Io vado a prendere la busta. Bene, ecco qua la busta. Io ho qua una busta che consegno al signor Luca. Una busta che è su quel punto interrogatorio, così, che è questo simbolo così di metafisicità non cosciente della coscienza. È una busta che ho sigillato il 31 marzo del 2004, pensate. Come cacchio ho fatto? Scusi, sono abituato con gli assegni, ho postdatato pure la busta. È un momentaccio. Vabbè, tenga la busta. Però non guardi dentro, anzi facciamo così, scusi, non guardi dentro, facciamo così. Tenga questo con la mano destra, scusi Luca, questo con la mano sinistra, bravo, questo sotto l'avambraccio destro, così, questo sotto l'avambraccio sinistro, questo stringa le gambe. La signora, bene. Bene, e questo lo mettiamo... Non sia ottimista che non è la serata di... Tenga qua, per favore. Mamma mia. Secondo me prima o poi la faranno una trasmissione, una carezza, un pugno o... per dire, uno può scegliere la terza... Scusi signorina se parlo di queste cose, ma lei mi ispira. No, lei... Scusi, ho sbagliato, mamma mia che caldo. Bene, signorina, lei adesso si addormenterà, va bene? Lei cadrà in uno stato catatonico, si rilassi, svuoti il suo cervello. Già fatto? Bravo. Adesso lei andrà a ruota libera nella discesa dell'ipnosi. Bene, si rilassi, c'ho qua un metodo, vediamo se ce l'ho ancora. Eccolo qua, bene, si rilassi, attenzione.
E camomilla, e camomilla. Va bene anche al pH della pelle. È refrattario a questo genere di addormentamento. Va bene, facciamo un metodo classico, col pendolino. Facciamo col pendolino. Eccolo qua. Milano, Roma. Basta. Questo. Basta, meno male. Si è rotto, così non lo farò. Non lo farò mai più. Bene, facciamo cioè invece un metodo antico ma bello. Questo qui è bellissimo, eccolo qua. Si è mai addormentato contando le pecorelle? No. Lo farà stasera, così lassi, attenzione. Uno. Due. Tre. La tassiera è andata a 3.800. E refrattaria a questo genere di indumenti. Va bene, signore, siamo costretti, se dopo c'è il suo amico che firma la liberatoria, a fare l'esperimento da viva. Non so se qui c'ho delle cartoline. Qua c'ho delle fotografie, delle cartoline, che rappresentano dei personaggi famosi nel mondo della cultura, della scienza, della televisione, del cinema. Lei dovrà prendere queste cartoline, le prenda, ecco qua. E adesso le mischi. Che sta facendo? Gli struffoli agli arancini. Vabbè, lei con la sua fantasia ha mischiato queste fotografie e, come ho detto, rappresentano dei personaggi famosi nel mondo della cultura, della scienza, della televisione e del cinema. Adesso lei dovrà creare un filo mentale interdentale tra le sue cellule cerebrali e un personaggio che vuole psicodeglutire mentalmente. Ecco, pensi un personaggio? Sta pensando? Sto pensando. Chiudiamo le cartoline, le mettiamo in tasca e ricapezzoliamo quello che è successo fino a questo momento. Lei però ci sta facendo perdere un sacco di tempo. Allora, lui sta trattenendo col suo blocco mascellare, il suo strozzamento erniario, per favore, la fotografia di un personaggio. Lei, nelle sue cellule cerebrali, sta pensando un altro personaggio. Vuole dire a voce alta il personaggio che ha deglutito mentalmente? Lo dica forte? Ma potrebbe essere Rocky. Chi? Rocky. Rocky? Forse perché noi le ricordiamo questa fisicità. Cioè, sono ispirata. Sei ispirata vedendo stavolta. Noi due. Vedendo noi due insieme, uno sull'altro. Ecco. Nel senso, uno sull'altro d'altezza. Non farti. Oh, scusi, è un ragazzo in calore. Bene. Nel senso buono. Lo so perché anche il mio Alano lo era in questo periodo. Bene. Rocky. Lei ha scelto Rocky. Rocky, Sylvester Stallone, Rambo, vuole cambiare? No, non vuole cambiare. Bene, signori, apriamo la busta. Se entro qua c'è Rocky, se c'è Sylvester Stallone, se c'è Rambo, se c'è qualcuno che si è fatto Brigitte Nielsen, per allargare le possibilità, dico. Molti dicono, ma così è facile. No, non è facile, è difficilissimo. Bene, se c'è dentro questo grande personaggio, vuol dire che io sono un grande mago, e voi non dovete stare seduti, ma tutti in ginocchio, e dire, azzo che mago. Signori, it's incredible, it's this human. Rocky, vuole cambiare? Rocky? Giusto! Giusto, signorina. Ma è uno scherzo, perché se lei avesse detto, che ne so, De Niro, sarebbe stato giusto. Invece lei ha detto Rocky, ma Rocky ha fatto diversi film. Ha fatto Rocky 1, Rocky 2, Rocky 3. Cosa sceglie lei? Uno. Come? Uno. Signori, infatti ho la foto di Rocky a un anno, eccolo qua, Rocky a un anno, è lui, c'ha già l'occhio un po' sgrimbescio, ma è uno scherzo anche questo, perché se l'avessi detto che so Gullit, Weah, Ronaldo, Nelson Mandela, avrei avuto la soluzione del bimbo di colore da piccolo, invece l'ha detto Rocky, è incredibile, è disumano, Rocky, eccolo qua. Ma aspettavo un applauso più forte per questo esperimento, mamma mia, ma come ho fatto? Mamma mia, ma non lo so io sto gioco, più lo faccio e più mi viene bene. Sono costretto a stubarla, anche se lei andrebbe a casa così, lo so. Grazie Luca, guarda, è stato molto gentile a testimoniare in questa maniera e... Io ti ringrazio e spero di incontrarti magari in un'altra vita, chissà. No! Un grosso applauso per Luca! Vai via! Ecco qua, vuoi salutare la signorina? Saluta la signorina, ciao! Che un bacio! Ma che bacio? Ma che... Date sto bacio, vabbè, giratevi per favore. Ecco qua, mi sento la De Filippi. Vabbè, eccola qua, vabbè.
Vinci un premio perché sei stata veramente gentile e ti regalo, no, è mia mamma, ti regalo, infatti, ti regalo la fotografia della mia patente, perché che onore, perché le foto le ho dato a tutte le fans, bene, eccole qua, così ogni tanto tu potrai pensarmi, grazie. Va bene? Un grosso applauso per questa bellezza, ciao, basta, ciao, a presto. Mamma mia le donne, bene, signori, visto che ormai stiamo diventando amici e siamo qua da molto tempo, che ore sono per esempio? Scusi, mi può dire che ore sono? 11:30, pensate, bene, può dirmi che ore sono? 11:30, questo per fare capire che siamo in diretta, E tutto quello che succede a posto è quello che sta succedendo qua sul palco. Bene, e stasera voglio contravvenire per voi a due regole importanti dei prestigiatori, che sono: una è quella di non fare mai lo stesso gioco due volte, e l'altra, più importante, è quella di non spiegare mai i trucchi. Io questa sera voglio contravvenire a tutte e due e vi spiegherò lo stesso gioco due volte. Ma come mi vengono? Non lo so, c'è un circolo che... Vado. Bene, allora facciamo così, adesso io dico, ci sono un sacco di belle persone, e quando io dirò chi vuole venire, lei signorina deve dire io, va bene? Bene, signori, allora siamo pronti per questo esperimento, chi è che vuole venire per questo esperimento, che adesso spiego un gioco? Io. No, lei no. E va bene, un applauso a questa signorina che arriva, guardi. C'è la scaletta, guarda, ecco qua, scusi, queste gonne strette così, non me lo dico mio, quando devo toglierle è un casino, bene, la faccio passare perché lei è una cliente, bene, ecco qua, facciamo il trenino, bene, si metta qui nella sua postazione, ecco qua, mi fa piacere, vedo questa gonna bella pitonata, volete che aspettiamo il cambio di pelle? Bene, le do il microfono, scusi, eccolo qua, bene, adesso io spiegherò un gioco e faremo finta che lei è una persona, una volontaria, ma in realtà l'ho chiamato io, ma è solo per spiegare quelle parole. Bene, lei si chiama? Raffaella. Come? Raffaella. Sicuro? Sì. Faccio giù in giretta. Bene, allora io spiegherò questo gioco, un classico dei prestigiatori, dove c'ho le carte, eccole qua, naturalmente non spiegherò quello che ho fatto prima perché mica sputtano i miei giochi, ne spiego un altro, bene, spiegherò un gioco con le carte, queste sono tutte carte diverse, adesso attenzione, state ben attenti perché non voglio tornare sull'argomento, bene, allora, Raffaella Lucia, prendi una carta, quella che vuoi, bene, prendi questa, bene, attenzione, lei prende la carta, attenzione, io mi giro dall'altra parte e tu fai vedere la carta al pubblico, bene, l'avete vista? Sì, bene, se io mi rigiro, prendo la carta, la metto in mezzo alle altre, mischio, la carta è mischiata, ma adesso metto in moto le mie pupille gustative e sono sicuro che la nostra amichetta Raffaella sicuramente ha scelto la carta che lei ha più gradito e che in questo caso era il 6 di fiori. Di cuori. Da qui sembra fiori. Al contrario. Visto? Come ho fatto? Dietro ai giochi più sensazionali come questi, che la gente andrebbe a casa e dire ma come cacchio ha fatto, gente che non dorme, che si rivolta nel letto, che vomita ai cigli delle strade, bene, ma io vi spiego il gioco, perché dietro ai giochi più sensazionali si nasconde proprio il trucco più semplice, quando lo vedi ma che cazzata, guardate cosa succede, io ho il peso tutto sulla mia gamba destra, te ne eri accorta? No, visto? Vi ho fregato, allora il peso è tutto sulla gamba destra, io faccio scegliere la carta, così, scegli la carta Raffaella, quella che vuoi, scegli questa, bene, lei ha scelto questa carta, adesso io passo il peso dalla gamba sinistra, dalla gamba destra alla gamba sinistra, e guardate cosa succede mentre lei fa vedere la carta al pubblico, e io con la mano sinistra, che voi non vedete perché sono di tre quarti e un po', con la mano sinistra vado nella mia tasca sinistra, e dentro c'ho, guardate cosa c'ho, una bella fetta di mortadella, eccola qua, fresca, visto, molti hanno tirato un sospiro di sollievo qui davanti, perché magari sentendo l'odore già da prima avranno detto, ma il mago sta putrefando, no, è la mortadella che stava un po' sotto le luci, visto, la mortadella è vera, coi pistacchi, allora che faccio? Mi unto la mano, perché questo è un gioco di untuito, bisogna stare a untare, bene, c'ho la mano tutta untata, e cosa faccio? Prendo la carta, quando la prendo, guardate cosa succede in maniera naturale, nessuno si accorge del trucco perché il pollice sta fermo,
ma con le falangi, falangine e falangette, io unto tutta la carta, tutta la faccia della carta. Quando metto le carte, la carta in mezzo, mischio, la carta è in mezzo veramente, io non voglio sapere dov'è. Ma il trucco sta tutto qua. Quando dico guardo le carte, in realtà non le guardo, ma le lecco. E dico, secondo me, la carta che è scelta dal pelatrice, la carta che sta più di mortadella, e di pistacchio in questo caso, e la carta che Raffaele ha scelto, che in questo caso era The Five of the Qua. Signorina, grazie. Grazie, è stata veramente gentile, è stata gentilissima. No, l'ho fatto così, così non compro la mortadella, perché è tardi, risparmia. Anzi, guardi, le regalo anche, non so dove l'ho messo qui, le regalo un mazzo di carte, così lei è già bella e pronta, va bene? Un applauso più forte per Raffaella! mamma mia, attenzione, bene, vai, vai. Quello è il tuo posto, ricordati, quello era il tuo fidanzato e stavi bevendo quella 10 litri di birra, va bene? Mamma mia che donna, eh? Per una donna così darei un anno della mia vita, l'81 che ho fatto il militare, va bene, questo lo mettiamo qua, questo lo mettiamo qua, esatto, lo mettiamo qua, bene. Bene signori, come tutte le cose belle, anche questo spettacolo è finito, d'altronde tutto finisce, anche l'amore finisce. Come diceva Shakespeare, l'amore è come una clessidra, dove piano piano col tempo il cuore si svuota e le palle si riempono. Chi l'ha detta questa? Shakespeare? Shakespeare? O Neck? Forse Neck l'ha detta, bene. Bene, un'altra... un'altra avventura ci aspetta, vi aspetta, andiamo a interpretare il nostro ruolo nella nostra vita. E io parto per un nuovo viaggio. Arrivederci! Arrivederci! Ciao! No, devo andare! Ho lasciato mia moglie legata nella testiera del letto! C'ho i bambini in macchina! Mi scade lo yogurt a mezzanotte! Va bene, è il compleanno del mio cane! E va bene, lo faccio per voi, per il mio pubblico, per... Ma chi è che mette queste cose qua? Non l'ho capito. Bis, che significa? Io l'inglese non lo capisco. Bene, signori, questa sera voglio concludere questo spettacolo emulando un grande mago. Il grande mago Harry Houdini. Bene, io qui, guardate, di Harry Houdini c'ho le sue manette, eccole qua. Perché Harry Houdini era un grande escapologo, un grande escapologo, che non è l'arte di rimanere scapolo come qualcuno sta pensando, ma è l'arte di scappare da qualsiasi tipo di imprigionamento, da qualsiasi tipo di catena. Catene di Sant'Antonio, catene di supermercati, catene montuose, vabbè, non dico più. Bene, lui sapete cosa faceva? Si faceva incatenare, tutto incatenato, poi andava in discoteca e si scatenava. No, per favore. Voglio fare questo esperimento perché proprio in questi giorni, pensate, ci sarà il centenario della sua morte, sarà proprio fra 60 anni, mi sembra, e io voglio emularlo con un suo famoso trucco, la evasione delle manette. Quando faccio sto rumore qua dietro scappano tutti perché sono abituati a questo tintinnio, bravi. Signori, attenzione, adesso io vado ad ammanettare la prima mano. La seconda mano. Sembra che stiamo imbiancando, invece no, prima mano, seconda mano delle mie mani. Basta scherzare. Bene, se qualcuno vuole constatare la solidarietà di queste manette, voi... Sono solidali, me la posso dire. Bene, adesso io conterò fino a tre e poi mi pseudo paraprano libererò. Attenzione! Houdini, help me! Please. Uno. No, quando io dico uno voi dovete dire uno, va bene? Attenzione, bene. Uno. Uno. Bene. Uno l'ho detto? L'ho detto, grazie. Vabbè, tu c'è così memoria. Due. Due e un quarto. Un attimo, Due e un quarto e un altro pochettino. 2,20. Un attimo, 2,20 e un altro po'. 2,5. Un attimo, Sto rischiando la vita. 3 meno un quarto.
3 meno 3, 3 meno 2, 3 meno 1, cacchio che è duro qua, ma è duro, 3 meno 1, 3. Thank you. Thank you. Thank you Milano. Scusa, si è spento? Sì, si è spento, bene. Perché l'ultima volta siamo stati... Dove siamo stati? Ah, alla Fenice, giusto. Non si spegneva, non si spegneva. Tutti possono sbagliare. Signori, devo confessarvi che dove c'è cinema, dove c'è teatro, dove c'è televisione, ma anche dove c'è cabaret, c'è finzione. Infatti, guardate, questa è una mano di gomma, costa 12.900. È la mano vera e abilmente nascosta dentro la giacca. Anche perché, se mi taglio questa mano, poi col sesso ho chiuso completamente, e non mi sembra giusto in una serata tra amici. Mamma mia, mamma mia. Vabbè, togliamo questo. Bene, signori, prima io non volevo fare il bis e voi me l'avete chiesto per forza. Adesso io vi farò un bis che voi forse non vorreste vedere. Così siamo tutti scontenti. La par condicio. Bene, ho preparato un gioco. Wow. Ce n'ho altre in macchina, un gioco. Però per prepararlo devo andare un attimo io di là, perché sapete che la zoccola non è neanche venuta a dare uno sguardo. Io vi lascio in compagnia di cosa posso fare. Questo non è mio, non dovete metterlo nel mio spettacolo, questo qua. Bene. Questo qua, vi lascio in compagnia di questo, guardate, io starei ore a guardarlo, guardate che bello. Ma guardate che bello sto coso, va, guarda un attimo, guarda, visto? Mi vado a preparare un attimo, scusate, bene, c'è permesso, ecco qua, se faccio il saltino è fatta, bene, ecco qua, mamma mia, tutti stanno chiedendo, ma cosa ci sarà là sotto? Molti stanno dicendo, ma che cacchio me ne frega? Bene, allora signori, per quest'ultimo esperimento, io volevo, ma perché guardate là, caspita, lo tolgo, capisco che è anche più interessante, però un po' di rispetto. Bene, per quest'ultimo esperimento vorrei interpretare il pensiero in particolare di una ragazza del pubblico che dall'inizio non spera altro che venga chiamata, di essere chiamata, poi i verbi li aggiustate voi, non posso mica pensare a tutto, ho preso già il coso, ho messo quello, ho tolto quell'altro, fate qualcosa anche voi, bene, il mio fluido mi dice che la ragazza che vuole salire su per questo esperimento è... di qua, ecco là, ne vedo una là, ecco lì, signorina, ecco, vedo una signorina con un bel sorriso in mezzo alla gente, ecco lei, signorina, lei è stata scelta dal fato, dal destino, ecco qua, un applauso alla signorina che arriva da... Mamma mia, che palle! Basta, è arrivata, bene, avanti, non c'è bisogno di bussare, lei può venire quando vuole. Si accomodi alla... Ma chissà come ho fatto a vederla tra tante... Una ragazza così anonima tra tanta gente, bene, buonasera, mi fa molto piacere, così stella strisce, le piacciono le stelle o le strisce? Le stelle, brava, noi avevamo chiesto la luna e ci hanno mandato una stella, che ho detto? Non lo so così, signorina, le do il microfono, altrimenti non può rispondermi, beh, ha capito, glielo lo prendo io, signorina, lo prendo io, torni al suo posto. Ste cacchio di cose, chi le ha messe qua? No, vaffanculo. Un bagno, scusi, niente, devo averli messi io all'inizio, scusa, ecco qua, scusi, fanculo, cacchio, Raffaella, aiutami, cazzo, scusate. Signorina, le piacciono queste cose, queste stelle filanti? Sì, molto. C'è un'altra. guardi che bello. Wow! Rossa! Ecco qua, l'ho fatta contenta, bene. Sì, bene.
Fiorina, lei che segno è? Lo dica al microfono. Sagittario. Sagittario, le presento un acquario. Un acquario vero. I sassi, guardi, no, perché le spiego perché. Perché pure i sassi vanno a galla, visto? È magico, magico, un acquario magico. Bene, signorina, dentro qua c'è stasera per voi un esperimento pericolosissimo. Dentro qua c'è nascosto, non so se lo state vedendo, nella vegetazione subterranea, c'è un piragna. L'avete visto? L'avete visto? Non lo vedete? Non lo vedete? E lì, guarda, si muove, guarda che bello. Piragna, vieni fuori, vieni, vieni, vieni fuori. È nascosto bene tra la vegetazione. C'è anche sto cacchio di sasso che... Mettiamolo qua, bene. No, non è così. Bene, c'è. Volete la prova che c'è il piragna? Sì. Beh, vedete altri pesci? No. Ce l'hai mangiato il piragna? Ha capito? Come si chiama lei? Elena. Elena di... Itaca, Itaca. Stavo dicendo, scusate, Elena di Itaca, o di Brescia, è uguale. Bene, vuole un'altra prova che dentro c'è un piragna? Vuole un'altra prova? Sì. Sì, lo dica al microfono, vuole un'altra prova? Sì. Sì, bene, attenzione, guardi, coscetta di pollo, guardate, guardate, dentro c'è il piragna, è pericolosissimo, un animale inamaestrabile. Guardate, guardate, visto? Avete visto? L'hai visto? Non mangia! Perché è sazio che si è mangiato i pesci! Bene. Adesso attenzione signora, devo tirarmi sulle maniche perché l'esperimento è molto pericoloso. Bene. L'esperimento è questo. C'ha un mazzo di carte lei? No. No, bene. Allora attenzione, ce l'ho io. Bene. C'ho qua le carte. Gentilmente lei dovrebbe mischiare le carte. Bene. C'ha tutto il tempo che vuole. Ore e ore. Io starei ore a guardarla, signorina. Lei è qui col ragazzo? No. Bene, questo ci fa molto piacere perché è fidanzarsi oggi come oggi. Bene, ha mischiato, bene. Adesso mischio anch'io, se no le persone possono pensare, ma come mai lei mischia e lui non mischia? Allora c'è il trucco, allora attenzione, io faccio scorrere le carte così e quando le vuole mi deve dire stop. Che so, se lei dicesse stop adesso la carta sarebbe la regina di... Fiori. Fiori, bene, allora attenzione, siete pronti? Attenzione, io faccio scorrere le carte, quando le vuole mi dice stop. Stop. Stop, qui. Bene, attenzione, allora prenda dov'è? La carta, ecco, dove lei ha detto stop, era questa. Bene, adesso attenzione, deve ingoiarla. Non vuole ingoiarla? Bene, allora attenzione, se non vuole ingoiarla, la faccia vedere al pubblico, la faccia vedere al pubblico. L'avete vista? Sì, bene, adesso la rimetti in mezzo alle carte e la carta è mischiata in mezzo al mazzo. Quindi ricapitoliamo. Lei ha scelto una carta, l'ha messa nel mazzo e adesso sta mischiando. So che da posto vedere un'operazione così non è per niente divertente. Ma neanche da qui non è che mi sono divertito chissà che cosa. Però abbiamo una carta che io non conosco, che lei non conosce e che io non conosco. Beh, attenzione, adesso lei, c'è un piragna, Lei vuole inserire la mano dentro e il piragna piano piano con i suoi dentinini, prenderà la carta, verrà fuori qui nel bordo piscina e dirà a voce alta in bresciano la carta che lei ha scelto. Bene, per esempio, se lei avesse scelto il 10 di fiori, come si dice 10 di fiori in bresciano? Lo dica al microfono. 10 di fiori in bresciano. 10 di fiori. Bellissimo, l'Italia, questo paese è pieno di lingue diverse. Uguale. Bene, attenzione, lo faccio io perché può essere molto pericoloso. Attenzione se ci fosse una musica all'uopo piraninistica. Ma quanto dura sta cosa? Che palle. Non ce la faccio più. Basta. Scusi. Piragna, take a card. Piragna, prendi la carta. Un attimo solo. Piragna, prendi la carta. Un attimo, prendo. Piragna, prendi la carta. Bastardo, devi prendere la carta, hai capito? Quando dico di prendere la carta, devi prendere la carta. Prendi la... Scusate, non è mai successo. Adesso, guarda, le faccio un cazziatone che se lo deve ricordare tutta la vita. Un attimo solo. Quando... Dove sei? Dove sei? Due di picche.
Accetto il 2 di picche. Vediamo se è vero, signori. Il 2 di picche. Eccolo qua. Thank you. Signori, l'esperimento è riuscito. Mi permetta di fare un cin cin con lei, eh? Brindiamo al nostro piragna maestrato, va bene? Cin cin! Tutto dun, tutto dun, tutto dun! Bene, alla vostra! Tutto dun, tutto dun, tutto dun! No, 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 cin cin! Tutto dun, 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 dun! No, vabbè, allora facciamo un'altra volta, va bene? Un applauso più forte a Ilenia from Brescia! Prego, prego, può andare. Ah, Elena, scusa! Oh, scusi! Stava cadendo! Solo perché ho fatto così stava cadendo! Scusa, scusa Elena, scusa Elena. Bene, signori? M'ha fatto, togliamo anche questo e anche questo, e anche questo. Bene, signori, m'ha fatto veramente piacere essere qua stasera, mi sono divertito molto, spero di non essere stato il solo, mi fa sempre piacere vedere tanta gente che ride, che scherza e che si diverte. Però, scusate se sono retorico, non dobbiamo mai dimenticare che mentre noi siamo qui a ridere, scherzare e divertirci, ci sono persone nel mondo che ridono, scherzano e si divertono molto più di noi. Good night! Good night, Sally! Wow, 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 wow! Bomba! Ma che è qua? Oh, un attimo, che succede? Guarda che c'è qua, ma si può, guardali qua, wow 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 wow, non ne ho più, wow wow, get the ball on fire, bonsoir, thank you.